A margine della presentazione del libro Le ragioni della nuova politica per l'Italia che vuole crescere, editrice di Abasis, ideato e coordinato da Sara Iannone, ho incontrato il professor Fabio Verna, economista, da me più volte intervistato negli anni passati, e al quale ho voluto fare alcune domande sull'attualità politica del nostro paese. Abbiamo qualche buona speranza per il futuro? Ma la situazione politico-economica italiana è una situazione molto complessa. Una delle più grosse aziende d'Italia, la prima acciaieria d'Europa, l'ArcelorMittal, in questo momento sta vivendo un momento di grossa problematica. Perché? Perché l'azionista di riferimento sta uscendo dall'accordo con lo Stato italiano, lo Stato italiano vuole recuperare questa posizione per non chiudere gli impianti di Taranto ed è un momento di forte crisi. Perdere un'acciaieria che non solo soltanto i 10.500 lavoratori che sono nella sede di Taranto della ArcelorMittal, ma sono decine di migliaia di lavoratori dell'indotto, che sono un aspetto importantissimo, anche perché l'Italia è uno dei primi maggiori produttori al mondo di macchine utensili che si fanno con l'acciaio. Poi c'è il problema dell'Alitalia, che ci portiamo avanti da tanti tanti anni. Lei forse ricorderà che io sono stato uno degli advisor quando fu fatto circa 12 anni fa il primo salvataggio e siamo passati tanti anni nella stessa identica situazione. Qui la situazione economica del paese è grave. Per non parlare dei terremoti, per non parlare delle alluvioni, per non parlare dell'acqua alta a Venezia. Sicuramente la politica dovrebbe intervenire, il senso dello Stato dovrebbe scendere in campo, dovrebbe avere capacità di buon governo per far sì che questi problemi che soffocano il paese possano trovare una soluzione. E dunque, ci sono probabilità che questo miracolo possa verificarsi? Io sono un uomo di grande ottimismo, per cui sono convinto che la capacità di noi italiani, la nostra abilità, il nostro ingegno verrà fuori e troveremo le situazioni. Manca una univocità di comando, purtroppo abbiamo un governo formato da forze che erano sino a pochi mesi addietro all'opposizione l'una contro l'altra e per cui trovare una quadratura in tal senso non è semplice. E cosa dovrebbero fare a suo avviso adesso le varie forze politiche, al di là del fatto che siano al governo o che siano all'opposizione, come potrebbero trovare un'intesa per salvare questo nostro povero paese? Ricordandosi di essere prima italiani e poi democratici, progressisti, sovranisti e quant'altro. Grazie. Grazie a lei come sempre.